Ciao a tutti, eccoci qua. Come state? Allora adesso vi metto le cuffiette, così parlo meglio. Mi sentite meglio? Mi sentite? Ciao a tutti! Allora, eccoci qua. Sono stato 10 giorni senza telefono, senza Facebook, senza internet, senza Instagram e, e sono sopravvissuto alla grande. E intanto vi inizio a salutare. Ciao Anna, ciao Francesco, ciao Sebastian Gazzarini sta guardando la diretta, ciao Seba, ciao Gianmarco. Allora, sono stato, come vi dicevo, 10 giorni senza social network e questa è stata una bellissima esperienza. Insomma, come vi stavo dicendo, sono sopravvissuto. Adesso questa è la mia prima diretta, quindi spero di farla bene, non sono abituato. Io abusavo dei social network. Il titolo di questa live è appunto sono tornato su Facebook e ora vi spiego il perché. Ho fatto questa sfida con me stesso, sono stato senza tecnologia, senza questo tipo di tecnologie, per un po'. Il perché è appunto, come avevo scritto prima di disconnettermi, perché ero troppo concentrato su quel tipo di cose. Ero concentrato su Facebook, guardavo continuamente Instagram, guardavo continuamente WhatsApp, ero in ansia se qualcuno non mi rispondeva, camminavo per strada senza guardare quello che c'era intorno a me, ma stavo con lo schermo appunto, con lo schermo sulla faccia. E niente, quindi mi sono voluto mettere in gioco e ho fatto questa sfida. L'ho documentata perché appunto sia perché alcuni miei amici mi hanno detto: vabbè, non ci crediamo che riesci a stare davvero senza social network, senza telefono. Così mi sono ripreso. Io posso stare senza telefono, ma non senza una telecamera. Quella è una passione che non riesco, dalla quale non riesco a staccarmi. E niente, quindi ho iniziato questa sfida. Mi è servita davvero. La consiglio a tutti. Io sono partito utilizzando internet come mezzo di comunicazione e stavo finendo con l'abusarne davvero tanto. Non riuscivo a comunicare con qualcuno se non attraverso internet, se non attraverso i social network. Adesso mi stanno dicendo che sono un po' troppo, ok, decentrato. Ok, scusate, stavo facendo con la faccia a metà. Non sono abituato a fare le live. Ciao Alessandro, intanto vi continuo a salutare. Quindi ho fatto questa... ritorno al discorso. Io ho cominciato con i post-it. Ho iniziato su internet a condividere i post-it, a fare video. I post-it erano qualcosa appunto di molto vintage rispetto alla comunicazione odierna. Era una penna che scriveva con una mano su un foglio, quindi... in un mondo in cui si comunica digitando, era qualcosa di davvero interessante per me. E avevo perso questo interesse verso un certo tipo di pratiche. Devo stare più in qua? Ok. Più in qua è giusto o dall'altra parte? Sono giusto? Sono centrato? Perché mi stanno dicendo che non sono centrato. Sono centrato? Sì, mi dite? Sono centrato? Ok. Intanto continuo a salutarvi. Tornando al discorso, io ho iniziato con i post-it e sono finito a utilizzare solamente internet. Sono andato in questi giorni, ho fatto questa cosa. Scusate, sono un po' emozionato perché non riesco a fare un discorso dritto, perché... Vabbè, buonasera, continuo a salutare. Insomma, il motivo per cui ho fatto questa sfida, l'avete capito, ero un social addicted. Ero uno che stava troppo con lo schermo davanti agli occhi. Come scrivevo prima, su un post che ho fatto prima di iniziare la live, ero continuamente col cellulare in mano, anche sull'autobus, anche quando ero con altre persone. Quindi mi sono messo in gioco, ho fatto questa pausa da internet e ho staccato anche il telefono. Non è stato facile
Non è stato facile, in alcuni mi stanno scrivendo che vabbè, dopo 10 giorni non è abbastanza. In realtà sfido le persone che scrivono che 10 giorni non sono abbastanza a stare anche semplicemente 3 giorni senza telefono. Fidatevi, non è facile. Adesso arriva il weekend, provate a stare il weekend senza telefono. Non è per niente facile. Allora, Camilla mi scrive più a destra, un po' più a destra, così? Giusto, Camilla, vado bene così? Ok. Ciao Maria Teresa, ciao Mattia. Intanto vi saluto tutti, ciao Loredana, e quindi stavo dicendo, ho fatto questi 10 giorni, sono stati un casino perché inizialmente molte persone erano arrabbiate, alcune persone mi hanno scritto che appunto erano un po' deluse da questo fatto che abbandonavo internet. In realtà non era un abbandono definitivo, come avevo scritto era una prova, una sfida con me stesso. E ce l'ho fatta, l'ho superata, l'ho ripresa, come vi dicevo prima, è un documentario che finirò di montare tra oggi e domani, tra stasera e domani, e pubblicherò venerdì alle 3 più o meno, e sarà online venerdì alle 3. Questo documentario inizia inizia con me che spengo il cellulare. Spegnendo il cellulare ho iniziato ad avere bisogno di chiunque, per cose anche piccole e banali, non sapevo la strada per il supermercato, piuttosto che non riuscivo a chiamare un taxi, perché ero abituato a chiamare il taxi col telefono, quindi mandando un sms oppure chiamando. Ho incontrato tantissime persone in questi giorni, a cui ho chiesto le indicazioni, a cui ho chiesto consiglio su un ristorante, piuttosto che sono finito persino in Francia, senza usare il navigatore. Quindi è stato un documentario, è stata una sfida davvero, davvero bella, che mi ha insegnato tante cose. Ero abituato davvero a cercare una risposta nel telefono e non nelle persone che mi circondavano. Quindi anche mia madre, che saluto, che vedo che sta guardando adesso la live, la saluto, era molto arrabbiata perché quando ho spento il cellulare non l'ho avvisata, quindi chiedo scusa a mia madre. Sono andato a trovare mia madre all'inizio di questi giorni, mi sembra intorno al terzo o quarto giorno senza cellulare, la sono andata a trovare ovviamente dopo una ramanzina perché non mi hai detto che ti toglievi, io se avevo bisogno non ti potevo rintracciare. E sono andato da mia madre e ho trovato una sorpresa incredibile. Molti di voi, non so se state guardando, ho trovato tante lettere, mi avete scritto tante lettere, perché giustamente molte persone non sapevano come rintracciarmi, come scrivermi, ed è stata davvero una cosa incredibile trovare, cioè pensare a qualcuno, che una ragazza piuttosto che un ragazzo, che prende un foglio e mi inizia a scrivere. Non avevo mai ricevuto così tante lettere, quindi vi ringrazio. Lettere in cui a volte c'era un po' di tristezza, lettere in cui c'era un po' di amarezza per questa cosa che abbandonavo i social, ma come ho già detto in questa live, non era un addio definitivo, era uno staccare la spina per un po'. Questo mi sono messo in gioco, no? Facendo questi 10 giorni non avevo dato un tempo definitivo, un tempo definito. Ho detto, mi stacco, vediamo quanto duro. Sono durato 10 giorni. Di più non ce la facevo. Intanto saluto, ciao Peris, ciao Giuseppe, ciao Valerio. Se avete delle domande, comunque io sono qua anche per rispondere a voi. Quindi ciao Sara. Bello però fare la live, bello bello fare questa live. Niente, quindi torniamo. Vi stavo raccontando della sfida, di questa sfida che ho dovuto affrontare. Ciao Jenny, ciao Davide da Napoli, ciao Davide, saluto Napoli, ciao Napoli, forza Napoli! Lorenzo mi scrive, hai detto piuttosto che usato come o. Già, non si fa. Spero che una delle mie maestre delle elementari, Mirella, non mi stia guardando in questo momento, perché chissà quanti congiuntivi sto sbagliando, oppure quante... Non andavo molto bene in grammatica all'elementare, quindi scusami Mirella, la mia maestra dell'elementare, chiedo scusa, e chiedo scusa anche per aver sbagliato e aver usato piuttosto che come... togli il foglio, torno subito, scusate, mi sta dicendo un mio amico, Fede vieni qua a salutare, c'era un mio amico qua che mi diceva di togliere il foglio, giustamente, lui è Federico Allocca, un ragazzo
che in questi giorni appunto ha fatto da cameraman e mi ha documentato. Lui è un regista, ecco, sto sballinando tutto. Lui è un regista che, ecco, è già andato via, non ha più voglia di ascoltarmi. Comunque, ciao Paola, ciao Marianna, sempre Forza Napoli, Manu, sempre Forza Napoli. Ciao da Caserta, ma è una figata fare queste live, adesso le faccio ogni 10 minuti. Adesso torno a essere dipendente da Facebook, no. Io ho fatto questa cosa, vi stavo dicendo, spero di non essere troppo prolisso, ma la sintesi non è mai stata il mio forte. Perché sono stato 10 giorni senza telefono? Perché adesso torno invece su internet? Perché passare da un estremo all'altro non serve se non lo si fa per avere un'esperienza. Io l'ho fatto per avere un'esperienza. Al giorno d'oggi non si può vivere senza queste tecnologie e l'ho capito. Sarebbe davvero molto egoismo puro pensare di poter vivere senza telefono, perché comunque le persone hanno bisogno di te e il telefono è un mezzo, è un modo immediato per comunicare con te. No, non trovate? Qualcuno di voi è mai stato 10 giorni senza usare il telefono? Oppure comunque qualcuno di voi ha mai fatto un diciamo, si è staccato per un po' di tempo dal telefono? Io appunto spero che qualcuno ci sia e di non essere l'unico che ha fatto questa cosa, perché sennò sono davvero un matto. Ciao Vita, che bel nome! Ma Vita, ma un nome bellissimo! Francesco, sei fidanzato e da quanti anni sei fidanzato? Io sono un mollato cronico, sono fidanzato a periodi alternati, mi mollano spesso. Comunque, Forza Napoli, dicevo prima, Manu, il 30 aprile comunque sarò a Napoli. Chi c'è di voi di Napoli che vuole venire, così abbiamo un contatto, ci possiamo incontrare dal vivo e non tramite uno schermo. Il 30 aprile sarò a Napoli. 2 mesi senza telefono. Naui, spero che si dica così. Naui, sei stata davvero 2 mesi senza telefono? Non ci credo. Scrivimi una mail, ti prego, oppure una lettera, preferisco una lettera, in cui mi racconti questa esperienza. Paola, scusa, mi scrive che è stata 15 giorni senza telefono. Fedele mi scrive, Forza Roma, sì, Forza Roma. Vabbè, il telefono, Maria mi scrive, il telefono serve, basterebbe chiudere le app, è vero. Infatti io quando ho ideato questa sfida pensavo i primi giorni di cancellare le app, ma di usare il telefono. Poi comunque ho detto, no, mi stacco davvero dall'iPhone, perché comunque non voglio avere un telefono davanti quando parlo con qualcuno. Io spero, conoscete qualcuno dei social addicted? Conoscete? Io sono sicuro che almeno una persona con cui parlate quotidianamente, che sta al telefono anche mentre voi gli dite, cercate di comunicare con lei, c'è. Tutti conosciamo almeno una persona che almeno una volta, mentre gli parlavamo, è stata col telefono davanti a guardare lo schermo invece che i nostri occhi. Io ne sono sicuro che conoscete almeno una di queste persone, se non la conoscete siete voi, se non la conoscete siete voi. Comunque, vi raccontavo appunto di questo documentario. Simona mi scrive che è stata 5 mesi senza telefono. Ti prego, Simona Paola, raccontami la tua esperienza. Niccolò, 21 giorni stavo morendo, poi ho pensato quante cose ho fatto nel tempo. Sì, è vero, in questi giorni anche io, per esempio, mi sono accorto che io vado spesso in palestra, in palestra ci ho messo la metà del tempo senza il telefono a fare gli stessi esercizi che invece facevo in 1 ora e mezza, 2 ore regolarmente. Quindi in molte cose mi sono accorto di essere molto più veloce senza telefono. In più l'attenzione è una delle cose, cioè fare attenzione a ciò che ci circonda, alle persone che parlano con noi, davvero è una delle cose che più mi ha spaventato, perché mi sono accorto che quando non ho il telefono il 100% della mia attenzione è verso chi mi sta parlando, è verso quello che mi circonda, ed è fantastico, ragazzi, questa è davvero una delle cose più importanti che ho imparato in questi giorni. Nicola mi scrive, io lo uso bene solo alla sera, in tutto il giorno 5 ore. Sei fortunato, io prima lo usavo finché non mi addormentavo, anzi a volte mi addormentavo col telefono che mi cadeva in faccia. Quindi tu sei fortunato, ma adesso ho imparato anch'io attraverso questa esperienza a dosare l'utilizzo del telefono. Adesso lo tiro fuori, mando un messaggio e poi lo rimetto in tasca. Non cammino e se mi arrivano dei messaggi mi fermo, la smetto di camminare, riscrivo. Prima era una cosa che non ci facevo caso, e se mi arrivava un messaggio lo tiravo fuori e continuavo a vivere la mia vita col telefono in mano.
Ciao Manuela, intanto, ciao Manuela. Claudia ci scrive: è stata 3 anni senza telefono. Beh, 3 anni sono tantissimi. Io vi prego, se avete un'esperienza simile alla mia, scrivetemela. Perché sono molto stanco. Marco mi scrive: sembri molto stanco. Lo sono, perché in questi giorni appunto ho fatto tantissime cose, ho fatto davvero tantissime cose, ma sono contento, sono stanco ma contento. E Gianmario scrive una cosa un po' volgare. Gianmario, non penso che tua mamma, se leggesse quel commento che hai fatto, sarebbe felice. Secondo me ti darebbe uno scappellotto, Gianmario. Non usare il telefono per queste cose, non scrivere il telefono per insultare le persone. Melinda, saluto Melinda, ciao Melinda, ciao Laura, ho deciso di andare a fare il cammino di Santiago e accendere il telefono solo una volta al giorno per vivere veramente. Questo è quello che è bellissimo, hai scritto davvero un commento fantastico. Questo è il senso dello staccarsi, cioè imparare a vivere senza, è davvero, davvero molto bello. Leggiti qualche libro sul qui e ora, credo sia quello che cerchi. È una filosofia davvero difficile ma fantastica. Lo leggerò. Leggerò qualche libro sul qui e ora, promesso. Ciao Dennis, scappellotto, sì. Una delle cose che mi ha spinto, uno dei motivi che mi ha spinto a togliermi dal telefono e da internet è anche il fatto che al giorno d'oggi l'amore passa davvero tanto attraverso questa tecnologia. Chi di voi non vive l'amore su WhatsApp o sul telefono? Io credo siano davvero in pochi i fortunati che riescono a non utilizzare il telefono come mezzo di trasmissione dell'amore, no? Sentire una persona, sentire chi amiamo, oppure anche litigare con chi amiamo attraverso il telefono è secondo me un grande problema. Tutti questi sono grandi problemi della nostra generazione, cioè il fatto che davvero siamo incatenati al telefono per fare qualsiasi cosa, da un rapporto di amicizia, dal comunicare, dall'amare qualcuno, dobbiamo utilizzare il telefono. Quante coppie si lasciano per telefono? A me è successo una volta di essere mollato attraverso un SMS e vi assicuro che non è per nulla bello. Per chi non ha vissuto questa esperienza, per chi invece l'ha vissuta mi può capire alla grande. Intanto saluto Liliana, ciao Liliana. Perché mi scrive Alessandro, perché 4 giornate a Higuain? Me lo chiedo io. Togliamogli il telefono a Higuain, ma lasciamolo giocare. Togliamo il telefono a Higuain, ma lasciamolo giocare. Ilias mi scrive: in quanti vogliono un tuo saluto? Vabbè, allora ti saluto anche a te, Ilias. Felice, che bel nome, Felice. Ti saluto anche a te, Felice. Franci, avevi la tentazione di entrare nei social? Certo, ho avuto molti motivi per tornarci, però non l'ho fatto. E ho avuto molte volte la tentazione, ma ho resistito. Ecco, la stanchezza mi fa parlare veramente male. Comunque, ciao Giuseppe, ciao Amalia, ciao Simone, ciao Megan. Sto salutando tutti, sembro... potrei fare il salutatore. Comunque no, sono stato tentato ma ce l'ho fatta, ho vinto questa sfida. Nel documentario si vede come appunto diverse volte stavo per riaccendere il telefono ma ho continuato senza. Insomma, come vi ho già detto, venerdì alle 3 pubblicherò questo documentario, con questo documentario con cui sono andato davvero in giro per l'Italia, ho fatto davvero tanto. Chiara intanto mi scrive: sono stata 20 giorni senza telefono. Brava Chiara. Davvero consiglio a tutti questo stacco, questo staccare la spina dal telefono, da tutto. Il computer no, Valerio, non l'ho usato. Sono stato tentato di inviare qualche mail, perché per lavoro lavorativamente parlando è molto complicato togliersi e non utilizzare queste tecnologie, però ci sono riuscito in modi, ho chiesto una mano ad amici, quindi ho riallacciato alcuni rapporti e mi sono fatto aiutare davvero tanto. Questo è uno dei punti fondamentali, cioè non utilizzando questa tecnologia, alcune tecnologie, i social network o il telefono, non utilizzando questi sistemi, mi sono dovuto arrangiare e mi sono dovuto far aiutare. Ho conosciuto davvero tante persone, come dicevo anche prima. Nunzio mi scrive: la cosa più brutta è poter accendere il telefono ma non avere la connessione. Vabbè,
Nunzio, stai 3 giorni senza telefono. Te ne freghi della connessione, fidati. Te ne freghi della connessione. Lo pubblichi su Facebook o su YouTube il documentario? Non lo so ancora, Edoardo, non lo so ancora. Non lo so ancora, però davvero in questo documentario appunto racconto come i telefoni sì, ci servono davvero per accorciare le distanze, ma ci allontanano dalla persona che abbiamo di fianco, ok? Insomma, saluto Salzano, sempre da Napoli, Nico Trombini mi dice banale. Io sto per essere... Ciao Miriam, comunque io vi consiglio davvero di farlo, soprattutto chi è abituato, chi è troppo social addicted come lo ero io. Parla di mollato cronico, Alice. Scusate, ogni tanto mi blocco perché io sono un uomo, quindi non riesco, faccio outing, io non riesco a fare 2 cose contemporaneamente, quindi o leggo o parlo, faccio davvero fatica a parlare leggendo. Mollato cronico, sì, ne parlerò nei prossimi giorni, presenterò un libro che ho scritto, ma ne parlerò più avanti. È stato difficile, Marco, è stato difficile senza telefono, cioè lo rifaresti? Sì, lo rifarei alla grande e guarda, davvero lo consiglio a tutti perché è davvero un modo per imparare a dosare e ad utilizzare questi tipi di tecnologie. Noi Instagram, Facebook e WhatsApp li utilizziamo troppo. A volte sono queste tecnologie che ci utilizzano, sono questi social network che ci utilizzano e noi dobbiamo imparare a non essere utilizzati, ma a servirci di questi sistemi per comunicare sul mondo e non per guardare attraverso queste tecnologie il mondo. Cioè, noi giudichiamo le cose troppo dal punto di vista di chi sta dietro uno schermo. Noi dobbiamo andare oltre e a volte spegnere i social. Jennifer mi scrive: i social ci allontanano da noi stessi, fra, perché cerchiamo qualcun altro per compiacere gli altri. Sarebbe bello parlare anche di questo. È vero. Oppure Elisabetta, vabbè, ciao Elisabetta, la saluto. Emanuele di Modena, ciao Manu, viva Modena, la mia città. Ciao Valeria, ciao Nicola. Cazzo scrivi? Vabbè. Marco, un modo per imparare a dosare, sì, mi impappino forse a volte. Chiara, ti saluto, ho fatto un po' di saluti, bella questa cosa, ti saluto. Comunque, se avete voglia, appunto, condividete questa live, fate anche voi questo esperimento. Io appunto non credo che ci siano persone che non utilizzano al giorno d'oggi il telefono in modo ossessivo. Se lo siete, se siete persone che appunto esagerano, provateci. Serve un po' di organizzazione perché comunque non è facile stare senza cellulare, ma provateci. Giuseppe, perché non ci racconti qualcosa che ti è successo in questi giorni? Perché vi racconterò tutto in questo documentario che ho fatto e che pubblicherò venerdì. Sono stato anche senza navigatore, sono andato in Francia senza navigatore, Io non riuscivo neanche ad andare da Milano a Modena senza navigatore. Comunque, ciao Michael, ciao Manuela. Miriam scrive: ieri sono stato un'ora senza telefono ma stavo morendo. Ormai siamo tutti dipendenti. Un famoso storico disse che quando le persone cominceranno ad usare lo smartphone, il mondo impazzirà. È vero. Aspetta che torno a leggere il tuo commento perché era un po' più lungo. No, non so farlo. Ok, vabbè. Comunque è vero, Miriam, è vero, è molto difficile. È molto molto difficile stare senza telefono. Ragazzi, Alessia, sono stata una settimana senza telefono. Carmela, ciao Carmela, certo che ti saluto. Sono stata 3 mesi in campeggio senza internet, quindi senza cellulare. Comunque è bello, cioè guarda, mi fa davvero piacere trovare persone che hanno fatto questo unplugged, che hanno fatto questo esperimento. Senza telefono si ha più comunicazione, è vero, e questo l'ho imparato, perché senza telefono siamo costretti, quando abbiamo bisogno di qualcuno, a trovarlo fisicamente, a prenderlo e a parlargli faccia a faccia. E questa è una cosa che si perde davvero, la nostra generazione non...
non chiede più informazioni, non chiede, è difficile, chiami qualcuno, è difficile entrare, trovare una persona che entra in un bar e chiede, scusi, mi può prestare, mi può chiamare un taxi? Oppure, come faccio ad andare dall'altra parte di Milano? Mi dà una mano a trovare il parcheggio? Questa è davvero un'esperienza che a me ha aiutato tanto. Il documentario, Gabriele, non so ancora quanto dura perché sono in montaggio, quindi non lo so ancora. Io direi, insomma, se avete domande, fatemi un po' di domande. Adesso è l'ask time, no? Si dice così, ask time. Insomma, dai, voglio sentire il mio nome. Andrea, dico il tuo nome. Antonella, io passo alcune settimane in alta montagna e sto sempre senza telefono. Sono le più belle settimane dell'anno, è vero. Guarda, io farò, io penso di rifare questa cosa quest'estate, perché il telefono isola, come dice Chiara, il telefono isola, e quindi quando vado in vacanza, d'ora in poi cercherò sempre, nei limiti, di non utilizzare il cellulare. Ciao Rosa, intanto saluto Sebastiano. Ciao Daniele, senza internet per un anno e senza telefono. Complimenti, salvo. Maria Luisa, io ci sono stato 4 mesi senza telefono, ho visto che col telefonino in mano non vedevo, che col il telefonino in mano non vedevo e a cui non facevo caso. Scusa, ho letto male, però credo di aver capito il concetto. Come sarebbe il mondo senza smartphone? Come la pubblicità della Nutella? La pubblicità della Nutella. Che mondo sarebbe senza Nutella? Che mondo sarebbe senza telefono? Non lo so, sarebbe curioso. Francesco Sole, tu non mi devi salutare? Tu mi devi salutare, scusa, infatti dicevo, ciao Laura, ti saluto. niente, io direi di, se avete domande, fatemi le vostre domande, adesso proverò a leggere. Alessandra mi scrive, ma se una persona ha il suo migliore amico a distanza, come fa senza telefono? Ciao Alessandra, intanto è vero. Come si fa a comunicare con persone distanti? Beh, si utilizza il telefono, è certo, è chiaro. Il telefono è un grande mezzo, come dicevo prima, di comunicazione. E noi dobbiamo utilizzarlo per quello, cioè per comunicare con le persone che stanno lontane da noi. Ma non quando abbiamo qualcuno a fianco. Se io sono a cena con dei miei amici e sto tutto il tempo a chattare con, una ragazza che sta a Londra, è certo, magari sono contento perché sento questa ragazza che sta a Londra, ma non mi godo i miei amici. Questa cosa mi succede davvero spesso, e mi succedeva davvero spesso. Spero che qualcuno prenda questa mia sfida come esempio, non perché è una trovata geniale, ma perché può davvero essere utile. Quindi se avete amici, se avete parenti, se avete fidanzati, fidanzate, che sono davvero, che utilizzano il cellulare troppo, e ne sono dipendenti, fategli fare questa sfida, proponetegli questa sfida, proponetela a voi stessi se siete troppo social dipendenti, se state troppo attaccati al cellulare. Jacopo mi scrive, sono stato in un campeggio per 7 giorni con l'oratorio senza telefono e ho passato bellissimi momenti con i miei amici. È vero, cavolo, complimenti Jacopo, e spero anch'io di convincere i miei amici di fare una vacanza in cui nessuno utilizza il telefono. Spero di andare con una bellissima ragazza in vacanza e stare giorni, settimane senza telefono, perché davvero penso sia un modo per godersi di più la vita. Carmela scrive, con la mia migliore amica a distanza per l'estate, in ben 3 mesi l'ho sentita con delle lettere, quindi ti assicuro è stato bellissimo. Questo è un altro modo di comunicare, scrivere. Come vi dicevo prima, in molti mi hanno scritto delle lettere ed è stato davvero davvero emozionante leggere le parole su carta, toccare le parole su carta. Insomma, io spero che questo video vi abbia chiarito un po' l'idea sul perché. Come facevi a telefonare? Gabriele mi scrive, come facevi a telefonare? Non telefonavo. Se avevo bisogno di qualcuno, di un amico, andavo a citofonargli. E se non era in casa, come si dice, come fanno quelli di Faenza,
fanno senza, no? Saluto intanto quelli di Faenza, saluto quelli di Faenza. Francesco scrive, trovati un lavoro part time, un corso di laurea semplice, come fanno tutti quelli della tua età, cazzo, non hai nulla da dire in particolare. Francesco, ti invito a provare questa sfida, a metterti in gioco e a staccarti dal cellulare. Tu non ti stacchi dal cellulare, tu mi stai scrivendo un commento negativo e un po' di antipatico senza col cellulare. Quindi ti invito a stare 3 giorni senza cellulare. Questo weekend, arriva il weekend, stai il weekend senza il cellulare. Poi vediamo se non trovi, difficile, se non trovi questa sfida interessante. Marco, ciao Marco, ti saluto. Jenny, ti saluto. Secondo te è meglio staccare il telefono o staccare internet? Meglio staccare tutto e provare a vivere qualche giorno. Non sto dicendo di stare mesi, di isolarsi, andare su una montagna o andare in Russia, ma provare un weekend, insomma, organizzandosi a disconnettersi. È chiaro che staccarsi dai social è molto, ma molto interessante, anche se uno, insomma, non vuole, soprattutto a chi deve dare un esame, a chi è molto concentrato sul lavoro, staccare il cellulare può aiutare davvero molto, aiuta moltissimo. Gli studenti, io mi ricordo che quando studiavo nel documentario, tra le sfide, mi sono imposto di imparare una poesia a memoria, una poesia molto lunga, e la stessa poesia, scommetto che col cellulare di fianco, sul tavolo, l'avrei imparata in 3-4 volte tanto di tempo, intendo di tempo, invece che metterci 3 ore ce ne avrei messe 18, molto di più, 3, 4, 5, 6 volte tanto, ok? 6 volte tanto. Pietro, stacca il telefono e accendi il cervello, bellissima, bellissima frase, stacca il telefono e accendi il cervello, io ci ho provato. Comunque ringrazio davvero tutti quelli che stanno scrivendo in questa live. Luis scrive, meno cellulari e più, non leggo però, finisce con IGA, quindi è vero Luis, è una bella frase, un po' diciamo carina, grazie Luis. Coerenza, Federico mi scrive, coerenza zero Sole, tu sei nato dal web e dai social. Ma sono nato, nel senso, non è che, cioè, ho una mamma, sono stato concepito in modo naturale, non è che sono nato da internet, sono nato a livello magari lavorativo da internet, ma ho utilizzato internet per esprimermi, non è che la mia vita si basa su questo schermo, su questo telefono, su questi media, la mia vita passa a volte attraverso questi media per raccontare quello che sento, per raccontare quello che voglio esprimere, magari per parlare d'amore utilizzo internet, oppure scrivo libri e comunico che ho fatto questi libri attraverso i social network. Ma non è che vivo su internet, le mie giornate non sono mai state totalmente, non è che stavo tutto il giorno davanti allo schermo anche quando facevo i video su YouTube, anzi, nei miei video stavo per una piccola parte del video in cameretta, poi uscivo, andavo, cioè in un video sono andato anche in Francia per girare una piccola scena, quindi mi piace raccontare il mondo, ma e raccontarlo attraverso internet, non raccontare il mondo di internet. Il mondo di internet non esiste, è virtuale. Raul, ora vado a lavare i piatti, arrivederci. Ciao Raul, buona lavata di piatti. Ciao Damiano, ti saluto, ciao Damiano. Ciao Carmela, è stato fantastico perché sono riuscita a godermi le amicizie e la realtà in soli 3 mesi. È stata un'estate, l'estate è stata fantastica. Soprattutto senza cellulare. Ecco, io, guarda Carmela, prenderò spunto da questo commento che hai detto e davvero io penso che quest'estate io staccherò e andrò in vacanza senza cellulare, ma non solo, convincerò tutti i miei amici che verranno con me in compagnia ad andare in vacanza senza cellulare. È stato una bellissima sfida. Alessandro, mi hanno ritirato il telefono per 6 mesi, mi sono accorto che anzi avere rapporti virtuali erano tutti reali e bellissimi con le persone. Non ho capito che cosa hai scritto Ale, però credo di aver capito il concetto. Insomma, avere rapporti virtuali non penso sia
sia utile a noi come persone. Noi siamo persone, dobbiamo ricordarci che internet non esiste, è una cosa virtuale, è un mezzo per spedire lettere, per spedire aeroplanini, è aria, ok? Non esiste in realtà. Quindi a volte giudicare il mondo attraverso internet, cioè giudicare persone in base a quanti mi piace hanno, in base a quanto vengono bene in una foto, piuttosto che utilizzare internet per farsi nuovi amici, utilizzare siti di incontri per flirtare, non è mai troppo costruttivo, ok? Noi dobbiamo vivere nella realtà e guardare con i nostri occhi senza farci condizionare da uno schermo, perché a volte magari troppo spesso accade che un social network ci influenzi in maniera negativa. Comunque, leggo, ciao Miriam, saluto Miriam, saluto Noemi, ciao Noemi, saluto la Sardegna, Sardegna, che bella la Sardegna, quest'estate voglio venire in vacanza in Sardegna. Rosa, ti saluto, ciao Rosa. Aurora mi scrive, sono stata un anno senza telefono perché si è rotto, non avevo i soldi per comprarne un altro, sono stata benissimo, grazie. Certo che ti saluto. Beh, vedi Aurora, con questa sfortuna che hai avuto, sei riuscita a vivere senza cellulare, quindi a vivere la realtà. E quindi complimenti che hai, insomma, che hai un ricordo positivo di questa esperienza, nonostante, insomma, sia partita da una cosa negativa come la rottura di un cellulare. Ciao Maria Luisa. Come vi dicevo prima, io sono tornato su internet, ma adesso ne farò un uso diverso, ne farò un uso totalmente diverso, il che non vuol dire che non farò più video, non farò più i post-it, non scriverò le mie riflessioni, ma ne farò un utilizzo diverso nel privato, ok? Quindi non starò tutto il tempo col cellulare davanti alla faccia quando aspetto l'autobus, no, starò a guardare chi ho attorno. In questi giorni ho avuto modo anche di vedere, no, le persone che erano intorno a me e vedere quanto quante persone abbiano il cellulare davanti alla faccia. Se voi provate a uscire un giorno, un pomeriggio senza il cellulare e vedere le persone che camminano, che girano, che vivono in questo mondo, noterete che molte di loro hanno un cellulare davanti alla faccia. Insomma, ero diventato un dipendente cronico e questo era sbagliato. Francesco scrive, domattina devo andare a scuola, ok, buona scuola Francesco, ciao Laura, ciao Nicola, Alfonso, mamma Facebook, papà YouTube, sì, per quanto riguarda alcuni miei progetti, sì, ho iniziato sia su Facebook che su YouTube a pubblicare i miei video, a pubblicare quello che realizzavo. Teresa, ti saluto, ciao Teresa, non ti deluderò, anzi, in questi giorni ho anche ripreso, ho girato, cioè ho continuato a lavorare, non è che sono andato in vacanza, ho fatto tanti video, ho girato alcuni scherzi, alcuni prank, alcuni esperimenti sociali che vedrete, che avranno come appunto sfondo, come tema il telefono e come lo utilizziamo e come influenza la nostra vita. Quanto nelle coppie, per esempio, il cellulare è importante e quanto nasconde di una coppia, cioè quello che fa riflettere è quello che non conosciamo dell'altra persona, cioè quello che non ci inviamo è il vero problema di una coppia, e questo è il tema di alcuni esperimenti sociali che ho fatto in questi giorni. Comunque, io spero che questa live vi sia piaciuta. Spero che vi possa essere d'esempio o comunque che possiate trovare uno spunto in questa mia esperienza. Spero che vi piaceranno i video che ho preparato in questi giorni, spero che vi piaceranno i video che continuerò a pubblicare. Insomma, tutto quello che ho fatto. Aspetto, rispondo alle ultime domande. Giovanni, nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. No, voglio leggerlo, scusate, si vede un po' lenta la connessione, non riesco a caricare tutti i video, no vabbè, è troppo lungo questo commento,
Ciao Giuliana, ciao Giuliana, ciao Giusy, ciao Chiara, saluto la Sardegna, l'ho salutata, la Sardegna bellissima. Comunque questa è la mia prima live, spero che vi sia piaciuta, ne farò altre perché mi diverte, magari le farò in giro per Milano, in giro per il mondo, sarebbe carino fare una live in cui stiamo insieme, magari una live tutti insieme con altre persone, non è male come idea. Così continuerò questa mia filosofia del vivere insieme senza il cellulare, però con il cellulare. Vabbè, sto dicendo un po' delle cose incoerenti, però mi piacerebbe molto fare una live in cui magari non sono da solo, con un muro bianco dietro. Giorgia, ti saluto. Io direi che Carmela è stato fantastico. Ok, no, mi sto cercando. Ok, ciao Samuel, scusa, non ti ho salutato, ti chiedo scusa. Comunque, grazie davvero per avermi supportato anche in questi giorni, grazie per le lettere che mi avete mandato, spero che questo video, questa live sia stata interessante, spero di avervi comunicato quello che ho fatto e i motivi per cui l'ho fatto. Niente, io direi di concludere questa live con... Leggendo qualcosa, quindi vi leggerò qualcosa e spero che vi piacerà e vi farà riflettere. Allora, di nuovo grazie a tutti, grazie davvero a tutti. Leggo. E vi ricordo, prima di leggere, che venerdì pubblicherò il documentario. Vi ricordo che venerdì pubblicherò il documentario. No, questo è uno dei motivi per cui ho fatto quello che sto per leggervi, è uno dei motivi per cui ho fatto questa specie di sfida, per cui ho fatto questa sfida, questo gioco, che non è stato un gioco, però è stata per me una grande esperienza. Faccio la voce, mi scrisco la voce, adesso divento un lettore. Allora, siamo la generazione che quando litiga con qualcuno lo blocca su WhatsApp. E anche se sappiamo di essere in tantissimi, ci capita spesso di sentirci soli. Su Facebook scriviamo molto, forse anche troppo, ma non scriviamo mai tutto. Ci rimproverano di essere troppo dipendenti dal cellulare, ma se le persone a cui teniamo fossero sempre con noi, il cellulare lo butteremo volentieri nel cesso. Perché le emozioni più forti, quando le viviamo, non le fotografiamo. E la vera felicità non la pubblicheremo mai. Perché quando siamo felici non siamo online.